Oggi parliamo di un altro piccolo gioiellino, è la X-A3, esattamente la Olympus X-A3. E qua la vedete in versione rossa e in versione nera. In realtà sia dell'X-A2 che dell'X-A3 ne hanno fatte diverse colorazioni. Ne hanno fatte rosse, blu, grigie e nere. Per esempio qua ho una X-A2, in questo caso qua, che è grigia, compreso il suo flash, ovviamente grigio. Una cosa che ho trovato prima di andare avanti con la spiegazione del funzionamento di queste macchine, che nonostante che io le tenga sostanzialmente chiuse in una vetrina, alcune di queste mi hanno dato problemi di funzionamento. Esattamente la X-A2 che vi ho fatto vedere, praticamente è come l'esposimetro impazzito. Perché è come se leggesse sempre che ci fosse poca luce. Questa qua invece, la Hexa rossa, la Hexa 3 rossa, mi ha sovraesposto tutte le fotografie. E invece questa qua, la Hexa 3 nera, è andata bene. Però ho un sospetto circa il mancato funzionamento di questa Hexa 3 rossa, ve lo dirò fra poco. Soffermiamoci però sul funzionamento di questa macchina fotografica, che alla prova dei fatti, alle fotografie che ho scattato, si è dimostrata molto, ma molto all'altezza della situazione. Allora andiamo a vedere prima di tutto i suoi segreti di funzionamento. Questa macchina ha dei piccoli segreti di funzionamento. Il primo segreto di funzionamento riguarda il caricamento della pellicola. Rispetto alla X-A2, il caricamento della pellicola è stato facilitato. Sempre lo stesso bel corpo della X-A2, questa è successiva alla X-A2. Come si fa a caricare la pellicola? Beh, normalmente si deve agganciare a questo rocchetto, quindi ci sono delle scanalature in questo rocchetto dove bisogna inserire la coda della pellicola. Benissimo, però se si va a vedere qua le scanalature, vedete, tutto liscio, non ci sta. In realtà questo è un sistema di caricamento facilitato. Basta inserire la pellicola nella macchina fotografica, farla arrivare all'altezza di questa linea rossa che sta qua a metà, chiudere e caricare. E la macchina sarà carica. Vedete che carica, ve ne accorgete dal fatto che questo nottolino gira quando io carico la macchina fotografica. Quindi la macchina ha un sistema di caricamento facilitato rispetto alle normali macchine fotografiche e anche rispetto alla X-A2 e dalla stessa X-A. Recupero il rullino perché ci serve e devo farvi vedere qualcosa dopo. Quindi la prima cosa da andare a vedere è che la X-A3 ha questo sistema di caricamento facilitato. Sostanzialmente basterà semplicemente far arrivare la coda della pellicola in riferimento più o meno a metà a questo riferimento rosso, chiudere il tutto e caricare. E la pellicola si è caricata senza agganciare un bel niente. Non male come questione. Altra cosa da dire, parliamo un poco dell'obiettivo e del sistema di messa a fuoco. Per quanto riguarda l'obiettivo, è sempre un 35 mm Olympus, però è un 4 lenti, non è un 6 lenti come la Hexa. E vedete, ha tutte le variazioni ISO da 25 a 1600 ISO, si può regolare. Ma questa qua, come vedete dalla scritta che sta qui, ha anche il codice di X. Il codice di X, sapete, sono queste bande argentate e nere che stanno ormai su tutti i caricatori delle pellicole e che la macchina imposta automaticamente la sensibilità della pellicola. Allora, come funziona? Se avete un rullino col codice di X, sostanzialmente qua non dovete regolare niente, basterà che inserite la pellicola nella macchina fotografica e la macchina fotografica riconoscerà esattamente la sensibilità della pellicola. Ma se non avete un caricatore col codice di X, soprattutto se uno se le bobina da sé le pellicole, allora in questo caso qua bisognerà impostare manualmente, spostando questa levetta, la sensibilità della pellicola. Ora c'è un'osservazione da fare. Quando ho usato questa qui, la Hexa rossa, io non ho usato questo caricatore che è un 200 ISO, ma io le bobino le pellicole, ho usato un messaggio chissà chi è, ho usato un caricatore da 100 ISO e con quello ho bobinato la pellicola, ma le fotografie mi sono tutte quante sottoesposte.
sovraesposte, e mi è venuto un dubbio. Mi è venuto il dubbio che in realtà è il sistema di Higgs a essere impazzito col tempo. Allora, cosa ho fatto? Ho preso un caricatore e ho coperto con del nastro isolante tutta questa parte qua, nastro isolante nero, in modo che la macchina non potesse più leggere il codice di Higgs. Ho inserito la pellicola nella XA3 e ho regolato manualmente la sensibilità della pellicola. Secondo me questa è la cosa migliore. Piuttosto che fidarsi ancora dell'elettronica della macchina, che potrebbe sbagliare a distanza di tanto tempo, usando il codice di Higgs che sta su tutti i caricatori, forse è meglio coprirlo col nastro adesivo nero, inserire la pellicola nella macchina fotografica e scattare normalmente, in modo che perlomeno non ci sono di questi problemi. Quindi forse è meglio fare così. Non ho ancora riprovato sulla X rossa se funziona la questione, però su questa qua nera non mi ha dato problemi. Benissimo. Allora, abbiamo stabilito come si carica la pellicola. Abbiamo stabilito che la macchina c'ha il DX, ma anche la possibilità di impostare manualmente la sensibilità della pellicola. Ma che forse è meglio scegliere l'impostazione manuale piuttosto che far leggere alla macchina la sensibilità della pellicola. L'obiettivo, come vi ho detto, è un 35 mm, 4 lenti Olympus, non è f2.8 ma f3.5. E l'esposizione è totalmente automatica, programmata. E l'esposizione non è per niente male, che questa macchina va da 2 secondi a un 750esimo di secondo, 750esimo di secondo. Quindi è parente a un millesimo praticamente, cioè è molto veloce per una compatta di questo tipo. Mentre la XA ha l'esposizione a priorità dei diaframmi, questa è totalmente programmata. Questa qua che vedete è la cellula dell'esposimetro. E vediamo la messa a fuoco. In realtà non c'è scala metrica, ci sono semplicemente tre riferimenti. C'è il riferimento delle due personcine qua, che vuol dire che la macchina mette a fuoco a 1,5 m. C'è il riferimento delle due persone, però a figura intera, vuol dire che la distanza è 3 metri. E poi ci sta il riferimento della montagnella, che è infinito, vuol dire che la macchina è settata a infinito. Sono solamente tre regolazioni, non ce ne stanno di più. Ora, in realtà, molto si basa sulla profondità di campo dell'obiettivo stesso. È vero, questo è un 35 mm, non è un 28, non è un 24, ma comunque la Olympus ha pensato di sfruttare la profondità di campo della pellicola, e quindi mettendo 1,5 m, 3 metri e infinito, ha pensato che si possano risolvere tutti i problemi relativi alla messa a fuoco. E diciamo la verità, più o meno c'è riuscita con questa questione. Una curiosità che vi voglio far vedere circa l'impostazione della distanza, della messa a fuoco, la distanza di messa a fuoco. Vedete, io qua ho messo la A, voglio avvicinare un po', ho messo la montagnella, sembrano le Alpi qua, ho messo il monte bianco praticamente qua, o il monte rosa, però questo è bianco, quindi ho messo il monte bianco, e praticamente la macchina quindi sta su infinito. Guardate bene che succede quando richiudo il guscio della macchina fotografica. Vedete? Si è impostata automaticamente a 3 metri praticamente. Ve lo faccio rivedere. Apro la macchina, questa volta la metto a 1,5 m, chiudendo, vedete, il guscio torna automaticamente a 3 metri. Quindi ogni volta che avete impostato una distanza di messa a fuoco diversa da quella dei 3 metri e richiudete la macchina, questa automaticamente torna a 3 metri. Perché hanno fatto una cosa del genere? Perché questa distanza di messa a fuoco sui 3 metri praticamente è quella che mi garantisce la migliore profondità di campo. E quindi anche se uno si dimentica di mettere a fuoco, magari ha messo a fuoco in un certo modo sulla montagnella, quindi a infinito, oppure sulle due persone, quindi a 1,5 m, e poi richiude la macchina, per riaprirla già si trova la macchina pronta alla migliore profondità di campo, quindi alla messa a fuoco che mi dà la migliore profondità di campo relativamente a questo obiettivo di 35 mm. Ovviamente questa cosa è tanto più vera quando si fotografa in condizioni di luce buone, perché in condizioni di luce buone ovviamente il diaframma della macchina fotografica è abbastanza chiuso e vi dà la migliore profondità di campo. Quando però fotografate con poca luce, allora questo sistema non funziona più. Anche se la macchina automaticamente mi rimette tutto su 3 metri, io devo cercare di sfruttare una messa a fuoco quanto più vicina alla realtà è possibile, perché con un diaframma aperto, anche con un 35 mm,
la profondità di campo è sempre più ridotta. Però c'è quest'altro piccolo segreto di questa bella macchina fotografica che è la Olympus X3. Altre cose da dire. Qua abbiamo il sistema che mi dice se le batterie sono cariche. Le batterie, che batterie carica? Costose batterie al litio, come carica la Minox GTE, che ce ne vogliono due o da spendere 10 euro? Assolutamente no. Questa carica delle normalissime batterie alcaline SR44 o LR44, all'ossido d'argento se volete essere più sofisticati, che costano veramente poco. Questo invece, quest'altro riferimento, è la staratura dell'esposizione, cioè per i controluce mi apre l'esposizione di un diaframma in mezzo rispetto al normale. E questo invece è l'autoscatto, col solito piedino della Hexa. Questo piedino è molto interessante perché usando l'autoscatto, sostanzialmente la macchina rimane stabile grazie a questo piedino. Sto facendo l'autoscatto. Questi autoscatti mi fanno venire a me, bellissime. Il mirino è molto luminoso, fatto negativo però che questo mirino non mi dice assolutamente niente di quello che sta facendo la macchina fotografica. Oddio, una cosa ve la dice: nel momento in cui il tempo di scatto è inferiore a un trentesimo di secondo, arriva a un trentesimo di secondo, si accende un LED verde nel mirino. Questo LED verde dice qualcosa: guarda, o metti la macchina su un cavalletto o la tieni bella solida, l'appoggi da qualche parte quando devi scattare la fotografia, perché se no rischi il mosso. Ma per il resto la macchina non mi dice assolutamente niente. Qua c'è l'attacco del cavalletto, qua serve a sganciare la pellicola. Che cosa devo dire di questa macchina? Beh, noi sappiamo che la XA è molto quotata come macchina fotografica, anche con le quotazioni di adesso che secondo me sono andate oltre il valore effettivo della macchina, considerando che a me sembra una macchina degli anni 80, cioè del secolo scorso. Questa qua, la nera, non ha le quotazioni così alte come la XA. La XA sicuramente è superiore in tutto per quanto riguarda le possibilità di intervenire, c'è cioè il telemetro, eccetera, eccetera. Però questo obiettivo io avevo già letto che in realtà è molto ma molto buono e sul campo si è dimostrato essere effettivamente così. Questo obiettivo mi è piaciuto veramente, veramente ha fatto delle belle fotografie e dopo ve le farò vedere. Quindi questa XA3 che è un'evoluzione dell'XA2 in realtà mi ha sorpreso per la qualità dell'obiettivo e per il fatto che ha centrato tutta l'esposizione, non ne ha sbagliato una. Qua non c'è nessun modo di intervenire sull'esposizione se non la possibilità di staratura, di apertura del diaframma, di apertura dell'esposizione di un diaframma in mezzo. Mi devi impaperare, se qualcuno mi dice, ah, hai preso la papera qua. Le papere si pigliano tutto quando uno non se le prepara le cose, se le dice al momento. Quindi, fra le punte scatta, ma pure della serie XA, questa è quella che mi è piaciuta di più, per la qualità dell'obiettivo, per queste idee relativamente alla messa a fuoco, per il caricamento della pellicola facilitato, e mi è piaciuta molto. Io generalmente non amo le punte scatta perché non so la macchina fotografica cosa sta facendo, anche se lo posso intuire quello che sta facendo. Però questa mi è piaciuta veramente tanto. Secondo me, lasciando la XA nel suo Olimpo, per così dire, la XA3 è la migliore delle punte scatta perché ha funzioni molto avanzate, c'ha una bellissima ottica e c'ha delle semplificazioni belle, intelligenti, non cose inutili che non servono a niente, servono più a complicare la vita che altro. Ovviamente questa può montare tutti i flash relativi al sistema XA, eccetera, eccetera. Allora, fra poco vi farò vedere le fotografie scattate con questa macchina fotografica, però con una premessa. Quando l'ho presa sta macchina, c'era un fenomeno abbastanza insolito a Napoli, la nebbia, una alta pressione che si è fissata in Italia nei giorni compresi fra più o meno il 23 febbraio e il 27 febbraio 2021. Ha creato ovviamente grandi nebbie e foschie a nord, ma alla fine, giorno dopo giorno,
questa nebbia, sostanzialmente questa foschia molto intensa, è arrivata anche sul litorale, cioè è arrivata anche a Napoli. Quindi la giornata che sono sceso per provare questa X3 era, non dico di nebbia, ma di una foschia molto ma molto intensa. E questo ovviamente ha influito sulle fotografie. Però ne sono uscite fuori fotografie molto suggestive, molto particolari, perché una foschia così intensa, che praticamente arriva quasi alla nebbia, a Napoli è rarissima. Non so quante volte all'anno si verifica un fenomeno del genere, forse si verifica una volta ogni tanto, ogni tot di anni. E quindi c'è questa caratteristica meteorologica da tener conto circa le fotografie. Però, nonostante una quasi nebbia, una foschia molto intensa, le fotografie sono molto belle e suggestive. Poi ne ho fatte pure delle altre dove ovviamente la nebbia non c'era, però comunque l'aria era non limpida come una bella giornata di sole. E anche lì la X3 si è comportata veramente bene. Ora, sinceramente non me l'aspettavo, perché questa macchina l'ho provata ma molti e molti anni fa, non me lo ricordavo più. Quando poi ho visto, l'ho ripresa in movimento e ho scattato le fotografie, mi sono accorto delle belle qualità di questa ottica. Quindi, non avete i soldi per comprare un EXA oppure una GTE, una Minox GTE, che in fondo sono le migliori micro compatte che ci sono in circolazione. Prendete non un EXA3, non un EXA2, ma un EXA3 che è più avanzata. L'unica cosa che dovete verificare è il funzionamento effettivo della parte elettronica. Se vedete che mettendo la macchina, caricando la macchina e puntandola verso un oggetto luminoso, si accende sempre la spia verde all'interno del mirino, vuol dire che la macchina fotografica è rotta, l'elettronica è andata, perché non può essere una cosa di questo genere. O se vedete che fa molta fatica a scattare, magari fate una decina di scatti e vedete che scatta sempre molto lentamente, anche lì vuol dire che l'elettronica è andata. Quindi attenzione soprattutto alle vendite che si fanno su marketplace, non hanno nessun tipo di garanzia. Magari la macchina sì, scatta, fa così, ma sbaglia tutte le esposizioni. E poi vale il consiglio che vi ho detto prima, poiché questa ha anche la possibilità di regolare la sensibilità della pellicola, quando ci mettete un rullino col codice di X, copritelo con del nastro adesivo nero. In questo modo potete usare la regolazione manuale della sensibilità e non fidarvi semplicemente della regolazione di X della macchina fotografica. Bene. Mi sembra che vi ho detto tutto, ora quindi vi lascio la visione di queste fotografie nebbiose o molto, con molta, molta foschia scattate con Olympus XA3.